Tre punti d'oro per il Chieti, che in una partita rocambolesca batte nello scontro diretto la Jesina, reduce dalla cinquina al Tolentino e si regala il successo che mancava alla terza giornata contro il Porto Sant'Elpidio. Il Chieti si schiera in campo con il 4-2-3-1 con Pino Di Meo che si affida subito ai nuovi innesti Bruno, Chiocchia, Di Cillo e Franchi, solo panchina per Barbone e Energe. Modulo a specchio per i Leoncelli che in avanti si affidano a Villanova, Enrico, Barchesi. Sulla tre quarti terminale offensivo Sapucci, vista l'assenza di Cruz Pereira. Dirige l'incontro il fischietto siciliano Crescente Ignazio di Trapani. Primo sussulto del match di Marca Teatina all'undicesimo quando dalla destra Bacigalupo trova sul secondo palo Traini che in precaria condizione mette al lato. Il Chieti ha un buon piglio in questo avvio di gara e un minuto più tardi recrimina per un presunto fallo commesso in area di rigore da Marini su Traini, ma a Crescente di Trapani si può proseguire. Continua il buon momento dei ragazzi di Di Meo al 18esimo quando Traini questa volta si mette in proprio e da lontano, per pochi centimetri, non va vicino a centrare l'incrocio dei pali. Due giri di lancette e tocca a Bacigalupo provarci, ma il suo colpo di testa su assist al bacio di Di Cillo finisce sopra la trasversale. E al 27esimo la gara si sblocca, break in mezzo al campo di Milizia che sradica un pallone ad un avversario, poi il resto lo fanno i nuovi arrivi. Cross sul secondo palo di Di Cillo a raccogliere l'ex Avezzano Franchi, che va poi ad esultare insieme ai suoi tifosi. La Jesina prova a scuotersi in questo primo tempo, ma gli attacchi dei marchigiani risultano sterili per impensierire Bruno. Tegola per Di Meo al 40esimo quando perde per infortunio Di Cillo, al suo posto Energe con i neroverdi che passano al 4-3-3. La ripresa riparte con lo stesso leitmotiv della prima frazione, e cioè con i teatini a fare il gioco e cercare la via del gol. Al 12esimo si riaffaccia in avanti la Jesina con capitan Marini che di testa dagli sviluppi di un calcio d'angolo non inquadra lo specchio. Il Chieti occupa bene gli spazi in mezzo al campo, dando l'impressione di poter controllare la gara, ma tra il 19esimo e il 23esimo arriva il blackout per i ragazzi di Di Meo che incassano due gol. Prima il gol del pareggio al 19esimo con Barchesi, che da sottoporta spedisce in rete la sfera dopo l'assist di Sapucci. 4 minuti e Villanova a ribaltare la contesa con un bolide da 30 metri che si infila nell'angolo basso alla destra di Bruno. Accusato il colpo, torna a spingere il Chieti in avanti, questa volta alla ricerca del gol del pareggio, che arriva al minuto 42 con capitan Ricci, che svette in area di rigore e di testa punisce all'incrocio dei pali l'estremo Boccanera. Adesso i neroverdi ci credono e si spingono in avanti supportati dai propri tifosi e all'ultimo assalto trovano la rete con Brugaletta, che sul secondo palo si fa trovare pronto dopo il cross tagliato di Mazzolli e infila la palla sotto la trasversale facendo esplodere il comunale di Ortona. Finisce così dopo 4 minuti di recupero una sfida tirata fino all'ultimo secondo che sorride la squadra di Pino Di Meo. Domenica prossima trasferta nelle Marche per il Chieti a Tolentino contro i Cremisi. Mister, esclusi quei 4-5 minuti di blackout, era un peccato non portarla a casa. Un peccato veramente, perché la squadra con tante difficoltà ha lottato, ci ha messo il cuore, ci ha messo tutto quello che ci doveva mettere, quindi va un grazie a loro, ma in più va un grazie ai tifosi che ci hanno incoraggiati fino al 95esimo, quindi grazie a loro. Ho detto che loro dovevano essere il 12esimo uomo in campo, no, forse non è il 12esimo, anche il 13esimo, sembrava che stavano loro in campo a spingere la squadra, quindi questo è un'arma in più per noi, deve essere. Dai nuovi arrivi può nascere un nuovo Chieti, un Chieti che arriverà alla salvezza. L'obiettivo è quello, dobbiamo arrivare quando alla salvezza, ci abbiamo da lottare, ci abbiamo da sistemare la squadra, però la società ci darà una grande mano perché vuole darci una mano, perché deve darci una mano come tutti quanti insieme, noi tifosi, pubblico, tutti quanti, dobbiamo darci tutti una mano, dobbiamo stare tutti in una retta via perché dobbiamo andare avanti per la salvezza del Chieti. Pino Di Meo ha chiesto un attaccante al presidente. Non solo. Mister Trillini, a metà secondo tempo avevate assaporato la possibilità di portare a casa questa partita in uno scontro diretto importante contro il Chieti. Ma io ho un maestro Bosco che finché non fischia l'arbitro alla fine non si sa mai il risultato, perché molte volte è frutto di episodi. Non sapevamo di subire la loro prestanza fisica a livello di centimetri, questa squadra strutturata, sapevamo che nelle mischie potevamo avere qualche problema, però sinceramente il secondo tempo, quando la partita era in mano nostra sul 2-1, era anche congelata, c'è stato un vistoso calo da parte di loro sul piano emotivo, psicologico, perché anche per loro era una partita molto importante, e poi l'abbiamo, il gol del 2-2 ha riacceso la speranza, ha un po' così fatto vacillare i nostri, è venuto questo secondo gol, però
della prestazione e soddisfatto del mestiere che dobbiamo metterci. Noi siamo una squadra, l'avete vista, molto molto giovane. Oggi l'assenza di Cruz, il nostro terminale, non dico che no, non l'abbiamo sentita, perché comunque chi l'ha sostituito ha fatto quello che doveva fare, non a caso ha avuto una grossa palla il primo tempo, parlo di Sapucci, poi abbiamo fatto due gol, quindi, però siamo un po' contati a livello di over, però questo non è un problema, noi lo sappiamo che ancora il campionato è lunghissimo.